Tutte le tecniche per conservare i salumi alla fine della loro maturazione, presto su questi schermi. Gentili amici, vediamo oggi cosa andiamo a fare. Andiamo a vedere la tecnica esatta, diciamo così, andiamo a vedere la tecnica per poter conservare al meglio i nostri salumi, perché noi li abbiamo preparati, ok? Li abbiamo messi in maturazione, ora sono pronti, ok? E dobbiamo vedere come farli, a farli durare più possibile, perché non tutti hanno la possibilità, finita la stagionatura, di poterli mangiare immediatamente. Solitamente uno ne fa un po' in più e poi se li mangia o durante l'arco dell'anno, o durante l'arco della settimana, o durante l'arco del mese. Io comunque cercherò di aiutarvi in tutte le maniere a risolvere questa cosa o aiutarvi in questo percorso. Quello che farò anche, vi metterò anche delle note negative di cosa non fare, cosa fare e cosa non fare. Comunque, a noi. Intanto, questa cosa qui non va fatta. Ok? Assolutamente non da fare. Io ho visto su alcuni post che fanno. Questo qui ora è un esempio, di un cotto, potrebbe essere un prosciutto, potrebbe essere un salame, potrebbe essere mille cose. Ma perché non va fatto? Prima di tutto perché quando voi lo tagliate si ossigena completamente il prosciutto e poi il prosciutto prenderà il sapore della plastica. La plastica è chimica, è velenosa, ma per l'amor di Dio non fate una cosa del genere, a meno che voi non volete andare a fare una merenda e la fate dopo un'ora, lo mangiate, ma non conservarlo così. E questo qui è uno. Mettiamo un po'. La tecnica giusta è quella di, c'è la data, è quella di conservare, di tagliare il pezzo o per intero o a pezzi e metterlo sotto vuoto. Questa è una tecnica, però da notare, sotto vuoto con il budello. Io vedo delle cose pazzesche, delle cose che uno gli levate, molti fanno così, gli levano il budello, lo mettono sotto vuoto, ok? A contatto, ritorniamo a quello che abbiamo detto lì, a completo contatto della plastica. Il budello vi serve anche in questo caso qui, vi farà una protezione, vi farà. Ok? Vi farà una protezione per isolare la carne dalla plastica, ma non solo. Il budello rilascerà ancora degli aromi, dei sapori al nostro salame in questo frattempo e si allungherà la vita e non traspirerà, porterà a sé la chimica della plastica. Non fate queste robe qui. Col budello intero, a metà o a mezzato, stesso anche il pezzo di prosciutto, uguale, dovete metterlo dentro pari pari, intero. Ok, con tutta quanta la sua sugna e tutto quanto. Benissimo, e fino qui. Non c'è da dire niente. Ovviamente potete fare la stessa cosa per un trancio di prosciutto, un trancio di bresaola. Benissimo, la stessa cosa, ma non lo state a pulire, a rifilare, così pari pari com'è, tagliato e pari pari com'è. Che questo qui è sottovuoto. Vedete, è stato messo sottovuoto così. Per intero, ok? Sottovuoto se ne è parlato, ora parliamo della parte della conservazione sotto strutto. Ok, qui vi metterò BIM il link per andare a vedere come realizzare il nostro strutto sciugna. Intanto vi farò. Cosa facciamo? Facciamo questo qui. Sì, facciamo, apriamo questo. Questo invece di conservarlo, diciamo così, sotto vuoto, noi non facciamo altro che facciamo così.
sì, poi ti spiego perché metto il filo. Ci metto un pezzettino, diciamo così, di sparo, perché poi quando sarà pieno questo qui non voglio andarci a infilare completamente le mani dentro per poterlo prendere. Io questo qui cosa ho fatto? L'ho fatto questo asciugno, questo strutto, chiamatelo come vi pare, che poi vi dirò la differenza dopo, vi spiegherò tra lo strutto e l'asciugna. Vedete? Ok, un esempio, questo lo metto qui che vi spiegherò il perché. Ora ci facciamo. Ok, vedete? Tac. Così, se noi abbiamo bisogno, perché questo qui fra un po' si solidifica, io per farlo diventare così morbido, questo fatto l'ho messo dentro al microonde, ce l'ho tenuto un minuto e si è scaldato, si è ammorbidito. Bene, fra un po' questo diventerà bello compatto. Comunque sia, il cordino mi servirà a fare questo gioco. E questo qui è un altro metodo. Potete mettere qui quello che vi pare, potete mettere ovviamente in un contenitore più grande, potete metterci un pezzo di salame, un pezzo di pancetta, ok? E qui quanto dura? Dura anche 6 mesi, dura anche un anno qui dentro. E sottovuoto uguale, sottovuoto se è tenuto a una temperatura costante di 5 gradi, 5, 6, 7, dai 5 diciamo così, ai 10 gradi costante va avanti anche un anno. Poi lo potete mettere sia in frigorifero, sia se avete la cantina. Una cantina ovviamente di quelle che abbiamo parlato tante volte, di quelle che abbiano una temperatura costante dai 5 ai 10. In questo caso più basso è più sarà longevo. Comunque vi dura 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, un anno. Comunque fate delle prove, perché dipende dove è messo. Non me la mucchiate tutto insieme, no? Perché che succederà? La parte qui toccherà il fondo e non passerà il freddo qui, che tenderà a sciuparsi sopra e sotto. Se invece è messo su una griglia o respira, durerà molto di più. Se non me la affogate tutto quanto, lasciatelo respirare e ogni tanto poi andatelo anche a girare. Ok, un'altra tecnica è l'olio. Io cosa faccio? Io ho usato olio di girasole, il 70% olio di girasole e il 30% olio di oliva. E questa qui è una tecnica anche molto... E cosa faccio? Semplicemente, anche qua io, tacchete, vedete, abbiamo già messi alcuni, questi sono quasi pronti, guardate che bellezza, anzi ne approfitto visto che siamo insieme, sono ancora un po' morbidini, comunque è per fare il video. E facciamo così, ok? Tac, mi è cascato. E l'accetti, magari non lo sapete, che succede? I l'accetti li potete lasciare benissimo all'esterno, guardate, così. Anche qua, il l'accetto, qui ce ne va ancora un po', ancora lo sto facendo, diciamo così, in onore di Camilla. Okay. E fino a qui diciamo così ci siamo. Potete anche, mi sembro i venditori di pentole, potete anche un pezzo di lardo, lo potete benissimo mettere latte
e addirittura qua ci potete mettere un po' di sapori, un po' di odori, un po' di rosmarino, un pezzo di aglio, un pezzo di salvia, così si insaporirà anche. Vedete? Facciamo il contrario, è questo qui. Ok, vi ho fatto vedere questo. E ora passo alla tecnica per fare adattato la differenza fra sciugna e strutto. La sciugna è il grasso che si trova vicino al rene, internamente attaccato. Cioè il rene, sopra il rene viene questo grasso. E sarebbe il grasso migliore per poter fare questo lavoro di sciugnatura. Ok? Poi certi, molti lo fanno metà e metà, metà di pancetta e metà di sciugna. Molti lo fanno soltanto di pancetta, va bene così, però se riuscite a reperire, che non è semplice, dovete fare questa ordinazione, il pezzo già della sciugna che si trova vicino al rene, ovviamente con la stessa procedura che si fa lo strutto. Vi rimetto qui, bim, 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 il video che vi ho messo prima. Io qui cosa faccio? Uso il 40% di farina di riso. Perché farina di riso? Perché magari se il vostro prosciutto, salame, sgambato, quello che vi pare a voi, lo andrà a mangiare un celiaco, il celiaco non sarà intollerante. Si fa solo per questo motivo qui. Se voi a casa già sapete che non lo mangerà un celiaco, o ospiti li tenete, diciamo, sott'occhio, gli chiedete come fanno nei ristoranti se hanno delle allergie, se no metteteci la farina normale se non dovete. E io ci metto, abbiamo detto, il 40% del peso dello strutto, che diventa, in questo caso qui, diventa la camicia per fare la... Ok, un pochino. Ora vi ricordo che è caldo, per questo riesco a manovrarlo in questa maniera. Ora, ci vado anche a mettere, ci sta benissimo, un po' di pepe, ok, ci vado a mettere un po' di sale buono, un pizzico, così gli darà anche un po' di sapore. E ora, per accelerare la solidificazione, lo metto in frigorifero. Intanto voi questo qui, diciamo, lo strutto o sugna che avete fatto la potete conservare senza problemi in frigorifero e la potete anche usare come insaporitore, si usa nei dolci, si usa al posto dell'olio. E vi farò una ricetta che non vi faccio ora perché se la fate un altro video di lo strutto fatto con tutte delle verdure che servirà come insaporitore. Ve lo farò in un futuro. Comunque questo qui lo mettete in frigo, vi dura una vita. E qui c'è Cocò che è molto attenta a questo discorso, eh? Attenzione. Allora, voi avete tagliato il vostro, diciamo così, salame e lo volete e non è ancora pronto. Vi siete accorti che è un po' morbidino. Ok, guardate, non fate altro che prendere appena appena una goccina di olio, ce la mettete sopra, prendete il pepe, guardate, sopra, in questa maniera, voi lo riappendete nuovamente in cantina e non vi succederà niente, nel senso, continuerà la sua maturazione. Questo anche nella bresaola, nel prosciutto, in quel che vi pare a voi. Se fate in questa maniera, vi garantisco che non vi succede niente, perché il pepe vi fa da isolante, da disinfettante, l'olio è servito per attaccare sopra, ovviamente voi dopo levate la prima fetta, non fate altro che fare così,
via, e siamo pronti per gustarcelo nuovamente. E questa è un'altra maniera. Sì, si devo vendere le pentole, sì. Ok, e questo qui. Un'altra tecnica. Avete mangiato il prosciutto? Vi è piaciuto? Buono sto prosciutto. Avete mangiato il salame? Buono sto salame. Non lo riutilizzo subito, lo riutilizzo fra qualche giorno. Cosa faccio? Prendo un cencio, lo umidisco. Ok. Umidisco un pochino il cencio. Cosa faccio? Ma questo è anche troppo grosso, se fosse più piccolo un cencio sarebbe meglio. Lo metto dentro al cencio, questo anche con qualsiasi altra cosa, io sto facendo l'esempio con un salame che ho reso qui disponibile, però con qualsiasi cosa va bene. Non fate altro che in questa maniera col cencio umido metterlo nel reparto verdure, ok? Nel reparto verdure lui andrà avanti senza problemi una settimana, 10 giorni, 2 settimane, poi quando lo riprendete ricordatevi, levate la prima fetta, magari lasciatelo un pochino fuori respirare, non lo usate subito. I salumi non vanno levati dal frigo e consumati immediatamente, i salumi vanno consumati a temperatura ambiente, che levatelo un'oretta prima di mangiarlo. Non è che alla cena voi aprite il frigorifero e tirate fuori la roba e la mangiate, non va bene, nel senso non gli ammazzate il sapore. Vi faccio vedere un'altra tecnica. Siamo arrivati con la stagionatura del salame, ok? Alla fine. Benissimo, cosa facciamo noi? Lo incamiciamo. Prendiamo. Ora questo qui è ancora morbido, per questo io ci metto poco, ma quando lo lasciate qualche ora fermo si indurirà. E per ammorbidirlo, l'ho detto, va scaldato o al fornello o col microonde. Questa è la camicia, come quella che si mette per intenderci al prosciutto. Ok, guardate, se voi fate questo lavoro qui, benissimo, ole, guardate qua che bello. Praticamente lo ammorbidite e lui andrà avanti. Ovviamente non deve rimanere così all'aria aperta in una cucina normale, deve sempre stare in cantina dove era prima, però la cantina inizia a essere calda perché siamo arrivati, come in questo caso, siamo arrivati a marzo e inizia a salire la temperatura, non abbiamo una cantina così adeguata. Se facciamo questa camicia, lui andrà avanti, tanto quanto ce n'è voluto, qualche grammo. Ed è la stessa cosa quando poi andiamo a tagliare il salame. Lo puliamo bene bene, lo spazzoliamo, lo tagliamo a pezzi e consumiamo, leviamo un pezzo di budello, tac, e via. Faremo una cosa del genere, no? Faremo così e toglieremo. Ok, e lui si pulirà a perfezione, va bene? Si leverà tutta la camicia di sugna che aveva vicino. Voilà, e ora, vedi, vi faccio vedere, questo è un pezzo di prosciutto, ok, che io ho messo, vi metterò il video, bim, di questo prosciutto qui che ho già realizzato, ok? E questa è la sugna. Questa qui è la camicia di sugna con il pepe, che ora vi darò l'onore e il piacere. Ora vi spiegherò anche perché. Guardate un po'. Ok. Benissimo, non bene, ma benissimo. Vedrò un po' più fino, sono un animale. Lo dico anche da solo. Ok, guardate voi la sugna come ha permesso, un po' più fine,
a questo spettacolo. Ovviamente, quando siete qui, non va mangiata la sugna, eh? Dovete rifilare il tutto, buttare via e... buono. Quindi, tutta questa roba qui dovete levarla. Ok, io sono arrivato qui, l'ho assaggiato. Che buono che è. Sto facendo lo scemo per non andare in guerra, eh? Lo devo conservare perché non lo mangio subito. Un attimo, guardate, vedete qui il grasso che c'è qui. Prendete sto grasso, guardate, fate così, mettete il grasso, no, si strizza proprio, guardate qui, guarda, c'è la goccia, e gin, se c'è la goccia, a tutte le parti dove c'è il magro. E ora torniamo, oh pepe, guardate qui, fate così, fate così, fate così. Non abbiate paura, non fa male, sale, sale e non fa male. Questo lo potete rimettere nuovamente in cantina, in frigorifero, dove vi pare a voi, e riappenderlo benissimo e farlo andare avanti. Magari io l'ho assaggiato, visto che non è ancora pronto, no, nel caso mio è pronto, eh? Sono passati quasi 3 mesi, pezzettino piccolino così. Non vi basta ancora? Volete esagerare? Vedete, io lo voglio conservare. Benissimo. Allora, fate così. Fategli la camicettina. Nuovamente, gli rifate la camicettina. E lo rimettete a nanna. O se no, mettiamo caso, vi do anche un'altra ipotesi. Io l'ho preso, mi è piaciuto, metà lo taglio. Momagno, faccio una festa, e l'altra metà lo conservo. Certo, lo potete, se è perfetto pronto, lo potete anche conservare sotto vuoto, o se magari dite, ma io un altro pochino lo voglio lasciare così, ok, e questo è. Anche per questo qui, la tecnica del cencio, che dice male di straccio, va bene, ora questo caso qui, ho fatto questo, se io non volevo fare questo qui non facevo che prenderlo nel cencio umido e lo metto nel reparto quello della frutta e verdura. Ok? Che dire? Io vi chiedo se c'è qualche cosa magari che voi non fate a differenza mia, che lo fate meglio, che lo fate peggio, che lo fate diversamente. Ditemelo, scrivetemelo sotto. Ebbene, accetto, io uso queste tecniche e mi sono, diciamo così, sempre trovato benissimo, ne ho fatti tanti e usando queste tecniche qui ho sempre portato, diciamo, i salumi in tavola o venduti o quello che è. Se c'è qualche suggerimento, ditemelo, io lo accetto, anzi, non mi par vero, io le faccio in questa maniera, faccio così, io buono, siamo qui apposta, magari me lo dite, io la prossima volta magari lo userò, lo testerò e poi lo dirò. Io spero che vi sia piaciuta, diciamo così, non è una ricetta questa qui, sono diverse istruzioni per la conservazione ideale del salume, perché è inutile che noi burraca lo facciamo, poi lo conserviamo a umida temperatura, poi ci dobbiamo mangiare di fretta. No, non c'è fretta. Sotto vuoto, la sciugna, l'olio, lo mangiamo e lo conserviamo. Mi raccomando, non mi fate più vedere il salame con la pelle tolta sotto vuoto, perché da criminali, a parere mio. Perché ve l'ho spiegato, io vi spiego il motivo di non farlo. Se voi avete delle motivazioni che non le so, non le conosco, ditemele, ditemele che se ne parla. Comunque,
io e i due miei amici Sciugna e non Sciugna vi chiediamo di segnarvi al canale, di shareare questo video, di condividerlo, di parlarne con amici, catti, cani, canarini, qua, se no quello di là ci resta male di qua. Voilà. Le ci soffre, rien ne va più. Alla prochaine fois, je vous le dis, le petit pot de français, voilà.